Urbe, Trafficus, Caciara, Popolo, Negozio, Scippus. Augustus erat Gallia divisa in parte stress, Poppi Poppi pulcherrima dea, lei era la dea Pompea. Traffico, sfighe, armi, lettiche, notti, sprave, barbare. Ave Cleopatra, quo vadis you? Hello Ben-Hur, hello Ben-Hur. SPQR droga. L'impero adesso vuole solo Rappus, col cellulare in biga tutto Rappus, madrone in minigonna fanno Rappus, si balla coi calzari questo Rappus, su radio marmo 100 miglia Rappus, e l'uomo ragno mitico fa Rappus, l'imperatore schiavo del suo Rappus, Rappus! SPQR toga, SPQR body, SPQR toga, poppi, 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 poppi. Buongiorno. Bonjour, mi chiamo Madame Claude. Je suis arrivée dalla Gallia per aprire una nuova attività ici à Rome. Et je cherche qualche oggettino un po' speciale per la mia casa. Noi siamo qui per esaurire i desideri dei nostri clienti. E scusi, che tipo di oggettini ci servirebbe? Ma innanzitutto dei letti. Letti? Oui. E quanti siete di famiglia? Una ventina. Alla faccia. 20 donne? Ah, tutte donne qui a Roma. State attenti che in giro qui a Roma ci sono tante pappagalle che ci vanno appresso alle ragazze, ci fanno le corteggiamenti, ci fischiano. Magari le mie ragazze sarebbero tre contente di vedere un po' di bei fuston roman. Sono delle vere birichine. Ah, birichine sono? E lei non ci dice niente? L'importante è che sia gente con i soldi, gente facoltativa. No, facoltoso, non voglio morti di fame in casa mia. E oltre ai letti che cosa ci posso essere utile di darci? Volevo comprare delle statue scolaché. Senza colla? Come mai? Ma no, vous avez dei monolite che raffigurano dei simboli scolaché. Tipo cetriolon? Sessanta? Come faccio? Dove li trovo? Sono troppi. Non so quanti ci sono. Ma no, così gli amici delle mie ragazze si divertono. Praticamente casa sua è un casino. Ma oui, chez Messalina sarà la più grande casa chiusa di tutta Roma. Senta, mi scusi, ma lei ci starebbe a fare, diciamo, un scambio merci? Cioè che io, per esempio, ci regalo 10 lettere gratis a lei e lei in cambio mi dà un abbonamentino che io vengo lì nella casa, questi birichini. Si può fare, petit cochon. Grazie. Senta, mi scusi, in mezzo a queste birichine, non è che ce n'è qualcuna vichinga, queste qua belle alte e che mi piacciono nordiche? C'è una stangona norvegese, si chiama Helga, è una belva. Helga, il nome, pure il nome mi piace, Helga. Ma, senta, e quando aprirebbe l'apertura di queste case chiuse di piacere? Una settimana, se vuole le mando l'invito a casa. No, a casa no, per favore, no, perché, sa, mia moglie è all'antica, è antiquaria. Allora ici alla boutique? Sì, qui, ai magazzini, boutique, giusto. Ah, qui è il negozio, ok. Thank you very much. Che cosa ha detto? Boh, non lo so, gliel'ho sentito dire a mio nonno. Capito, Oggi per parlare con sto professore perdo tutto il pomeriggio. Ti vorrà interessare almeno una volta l'anno sugli studi di tua figlia? Ma tanto che mi interesso a fa, lo so già che mi dice, una somana. Papà, quanto sei disfattista, vedi tutto nero. Oh, io non te reggo più, Grazie. Io sono disfattista perché tu sei una somana, mi pare un'equazione elementare. Signor Iapio, prego, accomodatevi. Prego, accomodemosi. Buongiorno. Sì. Ave. Allora, professore, che ci dice? Cosa vuole che dia, signor Apio? Soffiora qui studi da che fai spintoni? È un disastro. Hai capito, Somara? Poi il disfattista sono io. Lei non ce la consiglia qualche ripetizione, professore? Ah sì, le ripetizioni le può servire, ma con l'impressione che quest'anno sarò costretto a bocciarla. No, è bocciata no, sennò il prossimo anno non posso più stare in classe con Flavia. Tranquilla, tanto penso a bocciare anche la Flavia. Vabbè, allora si può fare. Ma come si può fare? Ma che stai dicendo? Mi scusi, professore, ma insomma, io sono un uomo di cultura, un avvocato di grido. Io non posso ammettere che mia figlia sia bocciata. Avvocato, mica cosa posso fare? Sua figlia è una capra? Dammi confondo la magna grecia con un dolce. A lei, ma davvero?
Papà, scusa, per via del nome pensavo fosse una cosa da mangiare. Augusta, invece di andare tutti i pomeriggi dalle amiche, perché non rimani a casa qualche volta a controllare se i tuoi figli fanno i compiti? Calla, lo sapevo io, c'ha la figlia ignorante, sappia con me, scusi, ma visto che sei un avvocato di grida e un uomo di cultura, perché non ci perdi tempo te con tua figlia? Io e quando? Che lavoro tutto il giorno. La sera, dopo cena? No, non fate macchia, io la sera voglio andare a ballare. Ma state zitti, ma cosa dici? Comunque, professore, cerchiamo di metterci una pezza a questa situazione, eh? Una pezza? Qui si vedrebbe una vela, un sipario per questa benedetta fiora. Sì, vuoi lenzuolo. Ho capito, ma potrei fare una donazione alla scuola. Questa è un'ottima idea. La se ottima sì, oltretutto la se già sperimentata. Sono 8 anni che io gli propongo e lei mi accetta, ha capito come? Esatto. Quest'anno ci servirebbe un carrettino scuola per andare a prendere i bambini delle elementari. Ammazza, l'altro anno bastarono le divise dalla squadra del calcetto, mo addirittura un carretto. Lo so, caro avvocato, ma il figlio del giudice Seneca, che era il vero somaro dell'istituto, l'altro anno, contro la donazione di una palazzina, ha ottenuto la maturità. E adesso senza di lui il piatto piange. Capito, io sono quello chiamato a far ferite. Lei è un uomo molto spiritoso, eh? Già, famose ste 4 risate, va. Vabbè, offro il carretto alla scuola, però usato. Su, via, non fa saltacagno. Qua si parla di migliaia di sesterzi, a tacagno. No, qui si parla di una somara che non sa la differenza tra il verbo essere e il verbo avere. Moglia, spiego io. Tu essere una grande deficiente ed io avere un grande giramento di bolas. Di che? Bolas, ho fatto lo spagnolo a scuola, presente? No, facciamo il francese, poi io non è che sto tanto pratica. No, te lo dico romano, palle, ale, palle! Ma che fai? Ti do un bacio, che c'è di male? Una ragazza per bene non si fa baciare in pubblico. Amica, amica, siamo in pubblico qua, scusa, Qua ci vengono apposta per non farsi vedere. Ma guarda che io gli altri li vedo. Li vedi perché li guardi, tu fissami negli occhi e vedrai che scompaiono tutti. Fermo maniaco! Dai, Concetta! Non mi va. Ma come non ti va? A me va moltissimo, scusa. Ma che sei fatta di legno? E infatti un po' mi va. È che... Che? È che io ho paura dei miei istinti bestiali. E allora famo l'amore, vedrai, è bellissimo. Ma tu già lo facisti? Sì, è meravigliosa. E con chi lo facisti, svergognato? Concia, ma che fai? A domanda rispondi. È successo un anno fa. Mi tradisti. Ma se manco te conoscevo. Dovevi immaginare che mi avresti conosciuta. Concia, l'ho fatto con una massaggiatrice a pagamento, non conta. Tu lo facesti qui, in questa biga, vero? No. E quanta fate lunga? Ma va, volete fare sta pomiciata, sì o no? Oh, e questo chi è, mo? Un guardone, perché non si vede. Però non c'ho tempo da perdere. O la smucini o cambio biga. Vabbè, ho capito, va, andiamo, se ne va. Ti piace come bacio, eh? Insomma. Dai, ammettilo, su un bomber del bacio. Faccio tremare la rete, eh? A me non mi ha fatto tremare niente. Anzi, se la prossima volta, prima di darmi un bacio, ti mangi una mentina, mi fai un favore. Ma che ti sei mangiato? Un bignè di cipolle? È che sono sprecato per il bacio e basta. Dovrei salire di categoria. Ma mi sa che sei ancora troppo piccola, tu. Per fare cosa? Per giocare nel campionato più bello del mondo. Nel mio letto. Mi stai proponendo di venire a letto con te? Sì, vabbè, ma parlavo e basta, non... Vabbè, io ci sto. Quando? Come ci stai? Sì, ci sto. Tu dimmi la data, il luogo e l'ora, io vengo a letto con te. Uè, bambina, ma lo sai quanti anni hai? Sì, che lo so, e so pure che sono capace. Ma mi sa che te, che parli tanto di sto campionato più bello del mondo, manco ne conosci le regole. Non mi provocare, Guarda che con me scherzi col fuoco. E io mi voglio bruciare. Non è che mi vuoi incastrare? Sta sereno, non cerco marito. Allora perché lo vuoi proprio far con me? Perché tanto prima o poi tutti lo devono fare. Quindi tanto vale che lo faccio con te, che almeno sei bello. E guarda, io oltre alla bellezza non sottovaluterei neanche il quoziente cranico del sottoscritto. Marco, non so, allargamo. Bello sì, ma sei pure scemo quanto l'acqua Paola, eh. E poi scusa, a letto mica si fa cervellate. Ale, io vado, è l'11ª ora e se non torno a casa per il tramonto mio padre mi castiga. Va bene, vengo con te. Vabbè, Marco, poi per quella cosa, insomma, fammi sapere così mi organizzo. Ciao. Arriva, che è stamattina? Oh, chi è? Chi è?
signor Pitagora Salvatore? Sì, sono io, che c'è? Una missiva urgente per lei da parte di Madame Claude. Parla piano, ho detto alla signora di mandarmelo al magazzino, non di mandarmelo qua. Avanti, che c'è? Oggi è il settimo dì ed era chiuso, così la porta del palazzo non dà il suo indirizzo di casa. Non è qua, non è. Cioè, grazie. E la mancia? No, no, grazie, ciao, arrivederci. Madame Claude ha l'onore di invitare questa sera la pregiatissima signora, la signoria vostra, alla inaugurazione del nuovo locale Pezz Messalina e di rigor la toga da sera. Ce l'ho, stasera ne scialamo. Salvatore, chi era? Nessuno. Come nessuno? Ho sentito bussare alla porta. Era un venditore ambulante che ambulava qua fuori e mi voleva vendere le cose a me che io vendo le cose. Ma dimmi, che vuoi? Buono facesse, per cortesia, abbiamo già tante di quelle spese. Certo, no. Ciao, papà. Buona dia, signor Poppi. Trovati. Ah, Rosalia, ancora latte, ogni mattina, latte, latte, non ce la faccio più io. E che ti vorresti inventare d'altro? Il tè. Che cosa? Ho detto che se non vuoi bere il latte, puoi bere il tè. Che hai detto? Una bevanda nuova. E dove si compra? Non si compra, non si vende, perché lo ora scoperta. Scusami, nonno, ma questo tè, di che colore è fatto? Il colore del tè? Nero. No, quello è il colore del caffè. Caffè? Ma io questa parola non l'ho mai sentita, chi è? È un'altra bevanda che scoprì a suo tempo. Magnifica, profumata, io me la vedo. Come scende da un tubo bollente, piano piano. E poi si può fare in diverse maniere, eh? Si può fare ristretto, si può fare lungo, si può fare macchiato. Sballavo, nonno. Sarebbe il caffè sporco? Eh no, perché si fa con il latte. Basta, lo volete finire di prenderlo in giro? Invece di dire scemo d'argine, cerchiamo di parlare di cose serie. Perciò, Totonno, ricordati che questa sera c'è la riunione di condominio. No, stasera no. No, è questa sera. Io stasera non posso. E dove devi andare? Lo so io, c'ho un impegno improrogabile. Si dice improrogabile. Si può dire in tutti e due i modi. Io dico improrogabile perché mi devo mettere la toga. La toga? Che devi andare a una festa? Quale festa? Impicciato degli affari tuoi. Salvatore, dimmi dove vai. Vado con l'avvocato Appio. Con l'avvocato Appio? Ma se lo detesti? Lo detesto e lo schifo. Ma siccome mi devo fare un favore, devo fare causa a una persona. Ma come? Ma se sono mesi che vai gridando, alla prossima riunione di condominio ci devo dire all'amministratore che voglio fare causa a Cesare Appio. Ora finalmente arrivavo sta benedetta riunione di condominio e tu te ne vai proprio da Cesare Appio per farci causa ad un altro. Vado dall'avvocato Appio perché devo fare una causa all'avvocato Appio. E che si fa causa da solo? Un'autocausa da se stesso. A Roma fanno così. Oh, che basta con tutte queste domande, che è un interrogatorio. Sono cose da buona. Bene, io devo andare dall'avvocato Appio e l'atto non lo voglio. Ma meno male che ieri sera hai mangiato il pollo con lo zenzero. Ma quale zenzero e zenzero? Quello era un pollo al bromuro. Calma piatta, una roba imbarazzante. Senti, io ce l'ho messa tutta. Ma quando tu cominci con quei discorsi, lo sai che mi smonto. Ma quali discorsi? I soliti. Ah, Cesarino, non posso vivere in due camere cucina al Prenestino. Voglio lattico, vigna clara. Ah, Poppè, e mentre stiamo a fa' cose, diete? Io parlo, perché tanto quelle cose noi non le facciamo mai. Non le facciamo mai, perché parli? No, perché tu non vuoi mai fare un discorso serio. Senti, io l'unica cosa seria che mi vorrei fare è almeno una al semestre. Come sei materialista. Scusa, scusa. Tu sei la mia amante, sì o no? Sì, ormai da 4 anni. Mi hai preso che ero ancora una bambina. Sì, vabbè, eri appena uscita dall'asilo, ma lasciamo perdere, per favore. Sto dicendo che un uomo regala qualcosa all'amante se ogni tanto l'amore lo fa. Ma se non succede mai niente, che te devo regalare? Un par di ciufoli? Cosa devo fare? Devo andare ad aprire? Ce devo andare io? Te sei l'avvocato, io sono la segretaria. Non lo so, guarda, ti accompagno. Vediamo un po' chi è. Ne riparliamo la prossima volta. Sì, vabbè. C'è l'avvocato Appio? Oh, vabbè. Appio. Sì, ci sto, ci sto. Buongiorno. Gli devo dire una cosa segreta. No, guardi, veramente. Mi dispiace, non faccio accordi di condominio. Venga, gli devo dire una cosa che riguarda questioni privatissime. Beh, si accomodi, visto che già si è accomodato. Carino qui, avvocato. Ma che è? Stile Luigi, stile Rana, che è? Che stile? Che stiamo al museo. Venga al dunque. 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 Lei apparentemente è un uomo. In che senso? Pure io sono un uomo, genere maschile singolare. Gli uomini sotto la tunica che portano covano desideri sessuali. Sì, covano, giusto quello. Lei è presente mia moglie? Eh? Lei ha presente mia moglie? Che? Lei ha presente mia moglie? Ce l'ho presentissima, beh. E che voto ci darebbe da 1 a 100 come femmina? Ma prego, Pitagora, che stiamo a scuola. Glielo dico io.
Lo stesso voto che darei io a sua moglie. Ah, e quanto? 3 meno meno. Ma come si permette? È troppo? Beh, no. Senza offesa, poi io alla sua darei proprio un 2 pieno. Bravo, collega. Io ogni tanto mi piacerebbe trastullarmi con qualche donna tipo 9, 10, 11 e lode. Tipo la sua segretaria. Mi piacerebbe pure a me, però giuro che non capita mai. Che è una ragazza virtuosa? Di quella tipo sono una donna, sono una santa? Ma lei perché sta sempre chiuso qui a lavorare? Lei deve sapere che esistono donne, ragazze, birichine, che ci piace trastullarsi con uomini già sposati. Cioè, quelle sante donne che non disdegnano il sesterzio occasionale. Bravo, ragazze preparate, ragazze serie, professionali. Beh. Io questa sera, la signoria vostra e io, sono stato invitato in uno di questi luoghi di piacere. C'è Messalina? Sicuro, certo che c'è, ce ne sono tante. Io stasera ho appuntamento con una ragazza, Elka si chiama, Elka, molto norvegese, alta 2-3 metri. E a dove? E io che c'entro? Io ho detto a mia moglie che stasera uscivo con lei. Con me? Ma stasera c'è la riunione di condominio. Guardi, se lei va alla riunione io sono rovinato, venga con me, per cortesia, avvocato. Ho capito, scusi, ma io a mia moglie che gli racconto? Quella se ne perde una di riunione di condominio, capirei, avvelenata con l'amministratrice, la sola regola, una berba. Ma lei ci dice che c'ha questo impegno con me. Io copro lei copre me, facciamo la copertura. D'accordo, ma scusi, io la copro e lei va da Elga. Invece lei mi copre e io ondo vado? A mettere radici nei giardinetti aspettando che lei torna a casa? Sì. No, facciamo una bella cosa, a trovare Elga ci vengo pure io. Ma lei non c'ha l'invito. E vorrà dire che mi invita lei? Non so se si può fare. Ma se può far sì, trattasi di casino, mica una festa di compleanno. Uno paga in bocca regolare. Io non pago, io ho l'abbonamento, ho fatto un scambio merce e quindi sono un abbonato, capito? Senta, Pitagola, la staffa proprio lunga. Scusi, è stato lei che è venuto a cercarmi. Facciamo che me ci metta pure a me dentro lo scambio merce. Vabbè, d'accordo, va. Comunque, oh, mi raccomando, acqua in bocca. Perché, so scemo, se preoccupi, Pitagola. Ci vediamo alla seconda ora, sotto casa sua, in toga da sera, mi raccomando. Certo, si figuri, sono un uomo di mondo. Mi raccomando la puntualità. Sì. Ah, no, questo lo tenga lei, perché non si sa mai, me lo dimentica a casa. No, per carità, no, se lo becca sua moglie, questo, stia tranquillo, lo tengo io. Hai capito sto Pitagora, domo, cacchio. Come ve lo devo dire? Senza invito non si entra! Vabbè, noi ce l'abbiamo, avvocato, tiri fuori l'invito. Non lo trovo. Ma perché? L'ha dimenticato? Ho paura di sì. Ma non è possibile! E forse quando ho cambiato tunica, che ne so? Ma che razza d'avvocato è lei, Così le tiene le carte segrete? Cosa si arrabbia? Ci presentiamo e ci farà entrare, no? E che siamo, pizzi e fighi? Senta, signor lei, io sono il commendatore Pitagora Salvatore. Codesto è l'avvocato Cesare Appo. E chi se ne frega? Qui senza invito non si entra. Parli pulito. Largo, giù. Calema. Largo. Ciao caro. Anche voi qui? Siete stati invitati alla serata della grande libidine? Sì, però abbiamo dimenticato. Abbiamo? Vabbè. Dimenticato l'invito a casa. Il mastino napoletano non ci fa entrare. Questo è grave. Comunque rimediamo. Senti caro, queste sono due persone fidate e sono amici miei, quindi entrano con me. Veramente non si potrebbe. Lo so, ma se lo dico io si può. Cerca di ricordarti che sono io che ho firmato la licenza e se mi fai girare le balle potrai anche revocarla, chiaro? E chi ha detto che i dottori non possono entrare? Avanti, benvenuti. Come mi piace il potere. Guarda, io domani sera mi ripresento e se non mi fai entrare qui dentro mettiamo i sigilli, hai capito? Bello. Vieni a fare un giretto con me. Faccio i fuochi d'artificio. Beh, ragazzuoli, sono tutta bollente. Signori, diciamolo. Con l'apertura di questo locale, Roma ha fatto un salto di grande qualità. Siamo finalmente entrati nel mito dell'impero. Sì, vabbè, ma quanto sono buone queste, a Seneca. E sono proprio buone, ma fantastiche. Sono talmente buone che sembrano finte. Senti, scusa, come ti chiami tu? Mi chiamo Cencia. Un bel nome da donna. E se ti garbo, ti cianci comodino. Ti cianci comodino? Questa che finta, avvocato. Queste sono vere, dure come un marmo. Ma che bella gente che abbiamo qui questa sera. Madame Claude, che plaisir de vous voir ce soir. Omaggi e complimenti per la boîte, è veramente di grande categoria. Merci, giudice Seneca, naturalement per vous, c'est tout gratis, Davvero? Eh oui.
allora approfitterei del buffet. Mi butto su quella biondina. Elga? Come Elga, no? Non no, no, scusi, scusi. Elga me l'ha promessa a me, scusi, si ricorda? Elga l'ha promessa proprio a me. Prima lo giudicea, prego, come si è pitagorato. No, 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 prima io e dopo lui, anche in ordine alfabetico. Prima vengo io, poi i giudici. Madame Claude, lei sa benissimo che io non sono razzista. Nemmeno io sono razzista. Allora, non sono razzista, però dopo il mandarino non gradisco. Allora, monsieur Pitagora, perché prima di Elga non fa un assaggio con Cleopatra? Sei un'egiziana tutto pepe? Sì, non è male, però è meridionale. Io voglio Elga, che è del nord, scusi. Sentite, facciamo una bella cosa per non scontentare nessuno. Con Elga ci vado io e buonanotte al secchio. E questo chi è? Avvocato Cesare Appio, madame. Enchanté. Avvocato? Non esageri, dai coi baci. Ci facciamo riconoscere. E se ci facciamo riconoscere qui che c'è siamo in una fase, mica. Ha ragione. Ma io non le ho mandato nessun invito. E purtroppo, madame, lui l'avvocato l'ha persa e non l'ha trovato più, si è persa. Vous avez l'abonnement? No, no, je suis ospite del signor Pitagora. Faccio parte anch'io dello scambio merch e se permette vorrei scambiare, qui stiamo a perdere un sacco di tempo. Vabbè, farò il suo sforzo, che vedevo di me sacrifico e con la fia del Nilo ci vado io, va bene? Faccio sta assaggino, con permesso. Signorina, ma quanto è buona lei. Vogliamo dare un senso alla serata? Avvocato, me la offre una boccia di spumante? Spumante? Ma come parli? Sei egiziana, non ti chiami Cleopatra? Cleopatra è il nome d'arte. De mio faccio Nunzia, so della provincia di Frosinone. Ah, sei sciociara. Però io do giù. Io me volevo fare una cosa esotica. Avvocà, ma che gli frega? Se la faccia la matriciana. Beh, è brutta. Senti un po', ma Elga, la norvegese, è autentica? Ma de che? È de Borzanus. Ammazza che sola sta madame. Ah, manco la madame è francese. Viene dalla provincia di Taurinus. E piemontese, facce cortese, ne? Vabbè, dai, andiamo a fare sto spiedino misto. Guarda che io sono un po' arrugginito, capito? Quindi ti dovresti impegnare. Consolo il Francido, ma se torno una notte per la mia maison. Belle donne, belle. È libera la strangona? Aspettava solo lei. Ma che fa? Se la sta portando via? Ma che è quello? Un raccomandato? No, purtroppo non è un raccomandato, è il console Flaccido, lo zio dell'imperatore. Ubi maior minor cessa. Come si chiama? Significa che il console Flaccido suonerà il primo squillo di tromba, poi visto la mole, anche il secondo probabilmente. La quale io e lei resteremo con una palma di naso. Bravo Pitagora, hai capito il problema e se non ci diamo una mossa, veniamo da soli. Poi, ma che bel esemplare. Sei sola, cara? Certo, ottimo giudice. Bene. Ciao caro, see you later. Perché sono rimasto solo? Io sono un abbonato. Scusi, lei è lì per minchia? Io so guardare Rubiera e so baffuta. Donna baffuta non mi è mai piaciuta. È libera? Andiamo. Ma la spuntatina di baffo non se la poteva dare, scusi. Propongo quindi ai gentili condomini di questo palazzo opere pittoriche di riverniciatura esterna dell'immobile per un costo approssimato, ma quasi certo, di 125.000 sesterzi. Mizzica! Ma hai detto niente? Ma se non sbaglio, sto palazzo non è stato riverniciato un anno fa? Ossaccio, ma l'opera pittorica venne una chiavica e adesso tocca rifarla. E chi la rifarebbe? L'impresa Gemelli Cuccurullo di Forcella. E certo, ma non sono stati proprio loro l'anno scorso a pittura sta schifezza? Che volevo far bis? Ho redarguito i Gemelli Cuccurullo e mi hanno promesso che stavolta faranno un capolavoro. E certo che l'hanno promesso. Amministratore, ma che ci avete preso per Micchi? Lei con Cuccurullo sta a gazzimme e secondo me c'è via pure la stecca. Non la permetto, signora Appio. Regola la sola è una gentildonna. Regola la sola, è una sola e basta. A proposito, visto che mio marito è avvocato, ha preparato una bella lettera di licenziamento e sono sicura che tutti i condomini qui presenti la controfirmeranno, vero? Sicuro? Sì, assolutamente sì. Iside, mi prendi la lettera dell'avvocato in camera da letto? Signor, non la trovo. E guarda bene, nei panni dell'avvocato. Trovato. Ecco. Signor, le vie legali mi sembrano eccessive. Troviamo un compromesso. Manco per niente, sono avvelenata, lasciami perdere. Dammi qua, senti che piattino. Madame Claude ha l'onore di invitare la prestigiosissima signoria vostra all'inaugurazione del locale Chez Messalina. Ma
che licenziamento è? Donna Augusta, mia, il lessico legale di suo marito mi risulta un po' emetico. A me è proprio per niente, bisogna sbrigasse e tocca via pure una biga taxi al volo. Ho compreso il lessico. Era ora. No, mo va. Buonasera, eh. Ah, oh. Salve. Tutto bene? Sì, e lei? Una vera bomba. No, la mia come carattere, un bel carattere. Io ho preso un certo un gioco egiziano. Che se... Avvocà, la prossima volta che ci vi a trovare, se facciano zabbaglione. Io non c'ho mica tempo da perdere, sa? Libera. Te sei lavata? Ah, e poi dicono che i siciliani sono fogosi. A fare quante robe era tu? Ma che gusti c'ha? No, come personalità, tanta personalità. Ho avuto problemino veramente con questo. A chi lo dice, Vita? Troppe pele, troppe. A mia invece si è messa a parlare. Te sento, come te sento. C'è stato verso. Abbiamo fatto stinciuccio con le nostre mogli e poi in bianco. Sì, vabbè, ma io da qui non me ne vado se prima non ne castigo una, eh. Avvocato, quelle due che sono libere. Perché non andiamo? Com'è che dite voi? Belle signorine, che siete libere? Non vorrete farvi sfuggire due Marcantoni come noi? E demente. Ma grazie del bordello, ma portate. Ma che ne so, io mi prendo questa qua. Bella Talisca, i due sottoscritti sono così carichi. Carichissimi. E te? Che le donne che hanno la fortuna di congiungersi a noi vanno al manicomio. E demente in te. Ah, sì? Anche noi altre, siamo così cariche. Ma che sono, ci salpini? Ma così cariche che i primi uomini che ne passano in sotto li mandiamo all'ospedale, oltre che questa. Questo con il sadomaso. Senta, io sono un abbonato, vuole venire con me? Calecina. E demente in chi sono posanti? Sì. E chi siete? Siete coniugate? No, sì. Beh, sì, bella nagra. Bella nagra. Ma con le nostre mogli non abbiamo rapporti. Ed è? Sì, ma sono di un'insignificanza. Dovreste vederle. La sacra della buzzicona. A chi? Oh, Satomaso. Che ti chi sta? Buongiorno, sarà signori. Piacevolissimo, vedrai. Ultimamente non sono per me è una vera mano santa. Ma non vedevo l'ora di tornarci. Signor Pitagora, la prima ora è passata da un pezzo. Sveglia! Ma guarda tu che casino! Oh, non dica questa parola, per cortesia, non la posso sentire, eh? Io mi sono stufato del suo disordine. Sto tutto il giorno a raccogliere le sue vesti, a lavare i piatti e basta! Non ce la faccio più! Mannaggia, come mi manca casetta mia! A me invece non mi manca per niente, sto così bene a Residenzus! Perché lei è un animale. Ma le sembra giusto che due uomini della nostra età vengano sbattuti fuori di casa senza una lira e siano costretti a dividere questo porcile senza poter più mettere piede nella loro vera casa? Avvocato, occhio pinocchio, dente per dente, la quale ci sono i lati positivi. Io la mattina quando mi alzo e non vedo quella camurria di mia moglie, mi scialo. Ah. Anche io non vedo più mia moglie, però vedo lei, che è molto peggio. Ma si rende conto, avvocato, la fortuna che abbiamo a restare singulus, eh? Così, giovanotte, come quando eravamo all'università. Perché lei ha fatto l'università? No, mai, non mi permetterei. Io a 3 anni già zappavo giardini, zappavo la terra. Un zappatore non si scorda zappa. Ma adesso da grande mi prendo la rivincita del passato. Io invece all'università ci sono stato e non ho nessuna rivincita da prendermi. Mi manca il mio letto, mi mancano i ragazzi, mi manca Iside. Lei non ci crederà, mi manca pure mia moglie. E infatti non ci credo. Pitagora, ma lo sa che Augusta è andata dall'avvocato per iniziare le pratiche di separazione? Ma perché le mogli dell'avvocato possono andare da altre avvocate? E certo, se veniva da me col cacchio che gli davo la separazione. Mia moglie Rosalia mi ha chiesto il divorzio, pure lei. Ma si rende conto? No, lei non si può rendere conto. Comunque io non voglio finire per stracci all'età mia. Che devo fare? Mi riscaldo un poco di latte, per cortesia. Ma che mi ha preso per sua moglie? Oh, io glielo ho detto subito, io in cucina non sono pratico. E manca pulire, stirare, farsi i letti. L'unica cosa che sa fare è un gran casino. Non dica quella parola. Oh, guarda che al casino mi ci ha trascinato lei. E lei si fece trascinare volentieri. La vogliamo dire tutta? Chi si è dimenticato l'invito a casa? Lei, se noi siamo qui accampati come due profughi, la colpa è sua. Vabbè, esco. Non posso stare qui ad ascoltare le sue infamie. E stasera, rosticceria, perché l'avvocato Cesare Appio degli Appio non cucina. Cesarino? Perché?
Cesarino. Che è tutto? Cesare! Tieni, ho passato tutta la sera a stirarti i panni. Popea, ma sei un angelo, se non avessi te, ma che fare? Senti, ma come mai sei andato via di casa? Te l'ho spiegato 20 volte, non reggevo più mia moglie. Ah, allora vuol dire che da oggi sei di nuovo un uomo libero. Sì, Poppy, sono tornato singulus. Quindi ci possiamo vedere quando ci pare. Sì, possiamo. Cesarino, e io che ti avevo sottovalutato. Invece alla fine l'hai fatto il grande passo. Ti sei liberato della iena. Ho strappato le catene. Amore, dimmi che un giorno ci sposeremo. Calma, Poppy, e fammi prima riprendere fiato, sto ancora sotto trauma, andiamo. Ma pensa che bello, finalmente ci potremo vedere liberi, non più come due ladri in ufficio. Io potrò venire a dormire da te, abbiamo un posto tutto per noi, vero? Beh, insomma, proprio tutto per noi no. Cosa vuol dire, che hai un'altra? Ma quale altra? C'è un altro. Sei diventato busone. Ma che hai capito? Divido l'appartamento con un mio amico. E come mai? Perché pure lui si era stufato della moglie. Ma cos'è, un'epidemia? Il problema è che per riconquistare la nostra libertà ci hanno tagliato i viveri. E allora io e lui siamo costretti a dividere un monolocale per far fronte comune alle spese. Significa che non è più un sesterzo. Poppea, la libertà c'ha sempre un prezzo. Sono uscito di casa come mamma m'ha fatto. Sì, con una mano davanti e una di dietro. Sì, però so tutto tuo, Poppea. Ma cosa ci faccio io con un morto di fame? Avvocato, io ho investito il mio tempo, la mia giovinezza, i miei beni al sole. E quando mi torni libero cosa mi ritrovo? Un pezzente. Ma Poppea, adesso la notte possiamo dormire insieme. Sì, come no, in un monolocale, insieme a un altro pezzente che pure è russa magari, vero? Beh, russare russa, una bestia. Ma pensa a te, io con un fisico da palazzo imperiale, villoni al mare, alberghi 7 stelle. Basta, con me hai chiuso. Io da domani mi trovo un altro amante. Pensa a te che sfiga. Mario! Mario! Vai, Marco! Vai, Marco! Vai, Marco! Vai, Marco! Vai, Marco! Vai, Marco! Ragazze, ma l'avete visto? Mario è proprio un fenomeno! Senti, scusa, ma se manco si regge in piedi? Sì, sarà bravo il tuo Marco Seneca. Guarda, è il mio clone pure lui, però ma è molto, ma molto più bello. Vai, Marco! Vai, Marco! Mario! Mario! Fermalo! Dai, Marco, castigalo! Tocco di piatto destro, pallone da una parte e portiere dall'altra, tac! Guarda che porta c'è una saracinesca umana. Ma di chi stai parlando? Di quel pistolino lì? È mio figlio, para come un gatto. Ma figurati. Mitico! Ma sei un animale, ma vai a casa! Ciao, va. Ciao ragazzi! Ciao. Siamo fatti neri. Hai visto che parata? Lo sai come mi chiamavano a me da piccolo? Cesarone Portierone. Vabbè, papà, io vado a fare una doccia. L'amo sfondati! Allora, come va? Insomma, mamma? Insomma. E tu? Insomma. Scommetto l'università della grande, Alessia. E chi l'ammazza quella? Mi hai rimediato quei soldi? Al monte, papà, a Cressida d'Oro. 1000 sesterzi. Mamma se ne accorta. Ma che, sono professionista. Però prima mi devi fare un favore. Sì, sì. Ecco, adesso tu abiti da solo, no? Se una sera c'hai la casa libera... Vuoi venire a mangiare due supplì a Residencius? Ma che hai capito? C'ho una per le mani e volevo, insomma... Sei diventato grande pure te, eh? A casa c'è mamma, non posso. Invece a casa di papà... Se può fa, se può fa. Grande va, e dai! Forza Roma! Cesare! Ho saputo che ti hanno liberato, ti hanno cacciato da casa. Ma va? Dai, raccontala giusta, di la verità. Chissà come ti sbarbi lì nel tuo appartamento, donne che vanno e vengono, eh? Pare là pieni giorni di festa. Piuttosto, ho bisogno di un favore a titolo personale. Non mi dici che c'hai bisogno di casa pure te? Ma no, io ho la mia. Non è per me, è per mio figlio. Chi? Rigorista? Bravo, esatto.
Siccome ha per le mani una sbarbata, non sa dove buttarsi, ho pensato che casa tua sarebbe perfetta. Restai a casa tua, no? Sei divorziato. Negativo. Ho l'agenda piena fino all'anno prossimo. Posti in piedi. Scusa, ma spiegami per quale motivo io dovrei dare casa mia a tuo figlio? Domanda più che lecita. Adesso ti spiego perché dovresti farlo. In settimana, in tribunale, è venuta tua moglie a discutere la causa di divorzio. Ti assicuro che la signora era una belva. Se dovesse per caso vincere la causa, tu sarai costretto a lavorare tutta la vita per pagare le vacanze a Capri, a lei e magari anche al futuro marito. Ma chi è il giudice che dovrà emettere la sentenza? C'est moi? E qui scatta il meccanismo. Tac! Casa mia e casa tua, quando tuo figlio vuole gliela presto tanto volentieri, Seneca. Hai visto che il meccanismo è scattato? Bravo Cesarino, sei un amico. No, SP. Che? Sarai premiato. Bene. Tac. Speriamo. Buongiorno signorina Poppea, che piacere vederla nel mio negozio. Buongiorno signor Pitagora. Ci serve qualche cosa? Sono venuta a vedere degli abitini alla moda, mi hanno detto che da lei fate degli sconti interessanti. Interessantissimi. Che cosa cercava di preciso? Qualcosa che metta in risalto il mio fisico. La quale saremmo sul discorso mini? Mi ha capita. No, più che capita l'ho vista, lei è proprio una scultura greca. Ma veramente sono di Ravenna. Io sono stata a Como. Che c'entra? Giro. Senta, ma questa quanto la mette? Se la mette lei, niente, grazie. Ma va là. Ma noi del sud siamo così, siamo sciupa femmine. Gran bella filosofia. Se la vuole provare, si accomodi qui nel camerino. Grazie. Faccia con comodo, qui non la vedrà nessuno. Ma lei? Ma io non mi vergogno, no. Ma veramente? Ma io sono uno stilista, sono abituata ai corpi femminili. Minerva e Venere. Mi scusi, non volevo turbarla. Signora Poppea, lei è una falsa magra, lei, E lo so, a volte penso che il mio 95-70-90 sia sprecato sotto i panni di una segretaria. L'avvocato Appo è certo fortunato ad avere una segretaria bella come lei nell'ufficio. Non mi parli di quel carciofo. Perché? Che ha fatto? Lasciamo perdere. Comunque, ho deciso di guardarmi intorno. Sicuramente ci sarà un uomo generoso e libero che sa apprezzarmi. Qua, io presente. Ma signor Pitagora è sposato. Fui, passato, gerundivo, io sono uscito di casa. Ma come mai? Anch'io per darmi un'occhiata in giro. E ha notato qualcosa? Ho notato. Senta, ci andrebbe di andare... Cosa? Ci andrebbe di andare a cena qualche sera con me, al ristorante? Al Matricianus? Sì. Accetto di cuore. Che cuore? Casomai, dopo aver mangiato, potremmo andare a bere qualcosa da lei. Dove abita? Dove abito come abitazione? Certo. C'ho un appartamentino, una bomboniera, Immaginavo, mica come quel pezzente del mio avvocato. Pensi, divido un monolocale con un altro morto di fame. Che pezzente che... Lei, altra categoria. Categoria alta. Ma tanto che ci siamo, perché non mi fa vedere i calzari di Versace? E i sandali di Gucci? E anche quello scialle di pizzo di Baroccus che mi fa impazzire. Signor Pitagora, ma che fa? Ho diviso lo spazio. Ma così sembra di stare al carcere Mamertino? Così lei c'ha la camera sua e io c'ho la camera mia. E le chiama camere. Sono due loculi. Avvocato, visto che stiamo costretti a vivere insieme, cerchiamo di avere ognuno di noi la nostra privacy. Di ritagliarci un spazio per ciascuno di noi. Ma per fa che? Avvocato, lei sta vivendo questa separazione in maniera negativa. Lei è troppo triste, troppo affitto, troppo noioso. La vita è fatta di incontri, di belle ragazze. De birichine che ci mandano in bianco. Di che? Ne ho conosciuta una disponibile e viene a trascorrere qualche seratina qui. Infatti mi sto organizzando. Senta, Pitagora, io già sopporto a malapena quando russa. Figuriamoci se posso stare a sentire i suoi mugolii d'amore. Avvocato, se lei si porta qualche donna io non dico niente, anzi, magari se è il caso ci do qualche sbicciatina. Ma io non devo portare proprio nessuno. Anzi, adesso che ci penso? Invece una dovrei portare. Anzi, due. Visto che si sta svegliando, organizziamo un baccanale. Ma quale baccanale? Magari, sono due cortesie. Solo che preferirei stare da solo, non posso avere lei in giro per casa. Vabbè, allora organizzo, ci metto una porta qua? Sì, così diventa una tomba. No, facciamo i turni. Ecco, i turni.
Una sera tocca a lei, la sera dopo tocca a me. Va bene, facciamo i turni però senza sbagliare, eh. Per carità, sarebbe un casino. Non dica quella parola! E come lo devo chiamare questo via vai che sta per succedere qui dentro? Movimento. Chiamiamolo come vuole lei, sempre di casino si tratta. La porti un bacione a Florenzia, che è la mia città, l'è tanto che non ci vo. La porti un bacione... Cencio, qua. Che vuoi? Dammi un consiglio. Sì. Se tu dovessi andare a casa di un amico con una ragazza, qual è la prima cosa che faresti? Ma gliela presenterei. Non se può, lui non c'è. E se non c'è l'amico, come fa a entrare in casa? Ah, Cencio, c'ho le chiavi, e sveglia. Ah, vo a casa dell'amico per trombare, Sì, ma non si deve sapere. Che io vo a trombare? No, che io vo a trombare. Scusami, toglimi una curiosità, ma fra noi due, chi è che tromba? Io, infatti, adesso a chiedere che devo fare. Ah, è la prima volta? No, la seconda, però la prima volta ha fatto tutto lei. E allora che problema c'è? La sa già tutto lei, no? No, questa è un'altra. E allora cosa è andata a fare? L'angolo di dilettante? Io non tocco qui, io non so lì, via. Dammi due consigli belli gagliardi, dai. Gli vuoi davvero? Guarda, allora, qui c'è un vinellino che è la fine del mondo. Tu lo versi e tu glielo fa bere. Ma bere, 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 proprio bere. È astemia. È astemia. E allora tu la porti in casa, tu gli tiri sulla tunica e... Mi piglio una pizza in faccia. E allora tu va in bianco. Ma che consigli mi stai a dare? Scusa, ma questa signorina ci sta o non ci sta? Secondo me ci sta. Oh, ci sta, meno male. Però stasera il risultato non me lo porto da casa, eh. Allora una partitaccia questa via. Fa conto Roma-Carrarese, giochiamo in casa. Io sono la Carrarese. Ora io non vorrei sembrarti un gufo, sono anche amico tuo. Però io metto l'uno fisso a schedina. Ammazza. Non mi dai manco il pareggio. Ma con queste premesse cosa vuoi pareggiare? Via. Mannaggia. Fa una cosina, rinvia l'incontro e intanto allenati. Non se può, è fissato tutto per stasera. Ma speriamo ti diano un calcio di rigore. Allora Marco, l'indirizzo è via del Boschetto 34. È un residenzio sull'appartamento il 17. Aia, 17, non è che porta sfiga? Ma quale sfiga, sbarbato? L'unico che può portarti sfiga sei tu. Se non seguirai il decalogo del Papi, che in queste cose è un maestro, tac. Tranquillo, che lo so a memoria il decalogo. Ah sì? Articolo 6. Se all'improvviso salta fuori una madre, un parente o peggio ancora un fidanzato, negare, negare, fortissimamente negare. Bravo Marco, ti vedo preparato e anche mordace. Sì, ma siamo sicuri che lì nell'appartamento non c'è nessuno? Tranquillo, hai via libera fino alle 3 di notte. C'è nessuno? Mario, ma dove mi hai portata? È casa di un amico. A fare che cosa? Concetta, lo sai che cosa siamo venuti a fare, no? Mario, io agitatissima sono. Sì, anch'io, però non ti devi far prendere dal panico. Stiamo calmi, eh? Dai, dammi un bacio. Qui, adesso, in piedi. Ma se lo dobbiamo fare, almeno facciamolo bene. C'è ragione, ci vorrebbe un letto, però qui non ne vedo. Forse possiamo andare di là. Andiamo a vedere. Mazza che loculo. Se lo sapesse mio padre mi ammazza. Vabbè, tu non gli raccontare niente. A proposito, che cosa gli hai inventato a tua madre per venire qua? Gli dissi che andava a studiare da un'amica. Però dobbiamo rientrare per la sesta ora. Beh, ci abbiamo 3 clessidre di tempo. Basta e avanza. Mario, scusa se sono ignorante, però io non so che cosa dobbiamo fare, quanto tempo ci vuole. Dipende. Dipende da che cosa? Cioè, soprattutto da me, cioè, se mi metto a far fenomeno ci stiamo tutta una clessidra, se invece mi emoziono finiamo subito. E allora speriamo che non ti emozioni. Per Venere, che succede? È entrato qualcuno, andiamo sotto il letto. C'è nessuno? Ma ammazza che squallore, parete stare in una caserma. E Alessia? Sarà venuta a trovare mio padre. E che c'entra tuo padre? A casa sua. Vabbè, andiamo, va. Oh, bella madre, che guaio terribilissimo. Disgraziato, perché non me l'hai detto prima? Shh, sta zitta. Oh, ma che c'è qualcuno? Dove? Non lo so, ma sembra che senti una voce. Tranquilla, abbiamo 7 clessidre di tempo prima che torni il padrone di casa. Anche loro. Ma che sono venuti a fare? Senti, allora perché non ci buttiamo subito a letto, così ci vediamo col pensiero? Un momento.
Lasciami il tempo di ambientarmi, lasciami carburare. Mi sbaglio, prima io o prima tu? Hai capito la sorellina? Oh, ma mica avrei cambiato idea. No, perché ho inventato mille scuse con mamma per venire qua. Me. Commetto che hai detto che andavi a studiare da un'amica, eh? Sì, capirai, quando si crede quella che vada a studiare? Gli ho detto che andava a cena con mio padre. Dato che lui vive fuori di casa e con mamma non si parlano più, allora lei non mi può controllare, so furba, eh? Tuo padre vive da solo? Non lo sapevo mica. Sì, perché mamma l'ha beccato in un casino con Salvatore Pitagora, il nostro vicino. Allora l'hanno sbattuti fuori di casa tutte e due e mo' dividono un residenzius. Allora a casa di mio padre sono. Oh, bella madre addolorata. Uè, ma chi è che ha parlato? A me mi sa che la voce che ha parlato la conosco. Mi sa che è... tuo fratello Mario. Mario, ma che ci fai qua? No, che ci fai tu? Uè, calma, calma, ragioniamo. Tu sta zitto, sennò te butto dalla finestra. Ma che butti dalla finestra che siamo al piano terra? Ma che 16 anni se fanno i zozzerie per appartamenti? Io nego, nego, rinnego e rinnego. Ma che stai a dire? Ma che stai a dire questo? Uè, l'articolo 6 del decalogo del papi, no? Ma levate, vai, vieni qua che fammi cuore. No, guarda, mettimi giù le mani perché io lo so chi c'è sotto a letto con te, eh? Chi? Tu, Concetta Pitagora, vissare le mie calzari. Lascia perdere lei che non c'entra niente. Ma che lascio perdere? Voglio vedere dopo che gli ho raccontato tutta la madre come si mette a ride. No, ti scongiuro, non dire niente se non mi ammazzano. Beh, invece a me mi fanno in umido. Per cui propongo un patto di reciproco silenzio che conviene a te, conviene a Mario, conviene a me e conviene pure a Marco. Io nego, nego tutto, nego, eh. Comunque, ha ragione tua sorella. Qui a nessuno conviene svelare gli altarini. Vabbè. Comunque a te non te ce facevo, eh. Beh, ma manca a lei ce la facevo. Illibata sono, giuro. Mi feci trascinare dalla passione dei sensi. Io invece voglio sapere di che si tratta. In classe mia hanno fatto tutte, pure la regolo. Chi io scorfano? E no, l'altro anno al mare con un bagnino di Riminis. Si vede che gli piacciono le cozze. Ma scusa, pure tu, per capire di che si tratta lo vieni a fare a casa di tuo padre. Asciamo, ma che mi ha portato a casa di mio padre senza dimmi niente? Giuro che io non sapevo niente, ha organizzato tutto il papi. E questo è per l'interessamento? Un momento, ma allora questa è anche casa di tuo padre? Rispondo con un tragico sì. Il disgraziato niente mi ha detto. Prego, si accomodi. Questa è la mia bomboniera. Aiuto mio padre. Aia, che sfiga. Mannaggia, mannaggia. Mo so cavoli amari. Ficca, mi sto a letto, sto a letto. Un po' di disordine, comunque questa è molto bella, che ci tengo molto a farcela vedere. Buonasera. Ero venuto a trovare mio padre. Vostro figlio di Cesare. Non ti muovere da qui, capito? Stai fermo qui, stai fermo. C'è troppo disordine in questa stanza. Andiamo di lì che c'è più aria, più fresco se sta qua. Ma dove mi ha portato, brutto imbecille? Non si preoccupi, poi glielo spiego, poi glielo spiego. Ma non abiterà mica con l'avvocato Appio? No, sì, poi glielo spiego. Se Cesare lo sa, a me mi licenzia e io a lei le strappo tutta la barba. Non si preoccupi, non si preoccupi. Si fidi, mi lasci lavorare e non si agiti. Che c'è? Di chi è questa mano? Che c'è lì sotto? Niente, nessuno. Posso spiegarle, signor Pitagora, è successo che c'è sta un amico mio. Un amico maschio uomo, che fa là? E niente, stava adesso c'è la catena. Mi era caduta la catena. Ma che cosa ci fate voi qua? Ma tuo padre non te l'ha detto che stasera non c'era lui? No, veramente stasera non ci deve essere manco lei, se proprio dobbiamo. A me aveva detto che non c'era neanche lui. Oh, come ti chiami? Stai molto calmo, eh. Insomma, signor Pitagora, qui l'avvocato ha combinato proprio un bel casino. Non dire quella parola. Non sarebbe mica mica. Ah, ma spazza, smammamo adesso. Via, via, andare, no, via, scusi, via. Scusi. Oh, conto fino a uno, contato, no, via. Ma veramente andate. Noi ci andremo da fare. Se potesse togliere il disturbo lei, non. Come? C'è nessuno? Sì, praticamente siamo tutti qui. Papà, la prossima volta che mi presti casa, fai il favore di controllare l'agenda. Guarda qui che ingorgo che ha combinato. Questo da quando è singulus serincitrullito? Ma ha fregato il mese bisesto. Sì. Sesto? Che? Ma Pita, lei è proprio rincoglionito, ma no da quando è singulus, da prima, pure da quando era sposato. Il mese è bisesto, nel senso di bisestile, presente? Ah, quello di 28 ce n'è uno. Quello. Oh, mi sono scordato che sto mese c'ha meno giorni. È saltata la programmazione dei turni, che devo fare? Comunque, vedo donne qui. Siete venuti tutti da soli? Sì, siamo venuti a giocare a dadi, papà. No, no, le donne ci sono e come? Nascoste. Roba di categoria? In che senso? Beh, se ne è rimasta una libera, ne approfitterei anche volentieri. Hai capito il lumacone? Ma guarda sto torso del broccolo. Oh, siccome la situazione si sta a fa imbarazzante per tutti, propongo una soluzione ragionevole per evitare problemi. Allora, chiudiamo gli occhi tutti e a turno ognuno fosci la propria compagna, eh? Come a mosca cieca. Bravo. Uè, una bellissima idea, eh? Ma mi raccomando che non bisogna imbrogliare. Io ci sto, però comincio io, va bene? Vabbè, facciamo sta pagliacciata finale. Avete chiuso? Chiudi tu, chiudi!
Chiudete. Fatto? Fatto. Oh, adesso tocca a me e a Marco. Ma che siete venuti con la stessa ragazza? No, sono due amiche. Chiudete gli occhi. Chiudi. Fatto? Che serata schifosa. Mese bisesto, mese funesto. Bella battuta, veramente. No, sto solo constatando. Ma va, lascia perdere, c'ha ragione il sor Pitagora, una serata bestiale. Confermo anch'io, eh. Beh, che vogliamo fa? Andiamoci tutti quanti a letto. Sì, sì, per me va benissimo. No, no. Io non ho sonno, eh. Io neanche. Ci avete ancora la tesserina quella... C'è messalina? Buonanotte. Accoccatevi. Oh, in bianco come il marmo stasera. Quanto costa a Bacchio? Solo 100 sesterzi al chilo, signor. Ammazza, di che è un'aragosta? Signor, da quando è scoppiato il bubone delle mucche pazze in Britannia, le carni alternative sono arrivate alle stelle. Pensi che al costo di 12 polli, mia moglie si è comprata una coppia di africani. Hai sentito? Mo pure a te, te pago con 2 cosce di pollo. Ci provi? E io me ne vado da signora di Vigna Clara. Oh, mo' è stufato e bacio a Vigna Clara. Io non me ne posso più permettere, capito? Io lavoro, eh. No, te soprattutto mangi. E sapesse quanto mangiano pure a casa mia. Buongiorno, signora Pitagora. Buono, veramente non direi. Quando vengo a fare la spesa, una tragedia greca. Niente, cose di coro di Siracusa. Certi prezzi così esosi, così esorbitanti. Io mi deprimo, va. Stia zitto, non mi dica a me. A casa ho messo tutti a pane e acqua. Come sulle navi degli schiavi. No, come a casa delle persone normali. Ma dove sta scritto che bisogna mangiare tutti i giorni la carne? Oh, ma che siamo, le famiglie Lucullo? Esistono le acciughe, i capperi, le olive, i cipudi e l'aglio. Si sente? Sentite, belle signore. Da quando avete cacciato di casa l'avvocato Cesare e il dottor Salvatore? No, niente, dottore. Salvatore basta, libero analfabeta e non studiò di dottore. E comunque guadagna come dottore. Eppure avvocato guadagna come avvocato. Se permetti, Cesare è un avvocato. Insomma, da quando li avete cacciati, noi a casa dobbiamo fare i salti mortali. Chiedo scusa, in che senso? Oh, bambole, non c'è un sesterzo. Non è che c'ha tutti i torti, eh? Effettivamente tira un po' aria di crisi. No, tira tramontana di crisi. E se invece i dottori tornassero? Ma chi, i maiali? Quei maiali! Sì, i maiali! Se tornassero i maiali, noi rimaniamo l'Abbacchio. Ah, ecco, a te l'Abbacchio che ti interessa, ma vedi andartene, va. Capito? A me interessa l'Abbacchio. Bentornati a casa! Evviva! Casa. Grazie Augusta per avermi perdonato, giuro non succederà più amore. Anch'io te lo giuro Rosalia, te lo giuro su tutti i nostri figli. Veramente ne abbiamo fatto una sola. Su tutta nostra figlia che quando vedo una donna mi giro dall'altro lato, te lo giuro. Sì vabbè, lasciamo perdere. Avanti va, facciamo finta che non è successo niente. Papà, ma come si stava residenza? Una tristezza, guarda per te. Come sempre sole, come i cani. Piuttosto invece voi altri come ve la passavate senza di noi? Benissimo, stavamo in casa, c'era un silenzio e io ho potuto studiare questa invenzione, vedete? Ma che è quel fregno buffo? Da bambino ci sentivo il mare, adesso si può ascoltare la musica. Allora, nonno, ma dove si sente? È tutta scritta, è una ruota, un filo arrotolato e tira il filo, musica! Vogliamo ordinare, sì, che è meglio, eh? Sì, vabbè, allora, siccome... A residenza usiamo magnato solo supplì. Poi io c'ho una voglia bestiale del pasticcio alla puttanesca. Alla che? Alla puttanesca. Beh, giusto il coraggio tuo. Dopo tutto quello che hai combinato, pure il pasticcio alla puttanesca ti devi mangiare. Vabbè, scusate, sto un po' confuso. D'altronde la mia vita nell'ultimi tempi è stata un gran casino. No, avvocato, non dica quella parola. Urbe, Traffibus, Caciara, Popolo, Negozium, Scippus. Augustus erat Gallia divisa in parte stress. Potti, potti, pulcherrima dea, lei era la dea Pompea. Traffico, sfighe, armi, lettighe, notti, sprave, barbare.
Ave Cleopatra, Quo Vadis you? Hello Benur, hello Benur. SPQR Toga, SPQR Body, SPQR Toga, non ti imperiali. Rappus, l'impero adesso vuole solo Rappus, col cellulare in biga tutto Rappus, madrone in minigonna fanno Rappus, si balla coi calzari questo Rappus, su Radio Marco 100 miglia Rappus, e l'uomo ragno mitico fa Rappus, l'imperatore schiavo del suo Rappus, Rappus! SPQR Toga, SPQR Toga.